delle pagine più strane e più dolorose nella storia del Gentile. Quando nel 45, nel 25, a un certo momento Mussolini se ne fosse andato l'avrebbero ammazzato i fascisti. E lui non lo sa, ma è rimasto, ha fatto la dittatura, ha abolito i partiti, eccetera. Allora sì, no, no, sì, Croce contro Gentile dalla parte del fascismo. E Gentile diceva sempre questo: il fascismo è una forma nuova del liberalismo di Cavour, risorgimentale, rivendica i valori del risorgimento, eccetera, contro il socialismo, eccetera, democristiano. In parte è vero, però c'era la forma era dittatoriale. E allora lì è una posizione dubbia. Strano poi, Gentile ha fatto la riforma della scuola nel 1923, non la riforma del Gentile. Mussolini, la riforma della scuola era la più grande riforma del fascismo, fascista. Gentile, la riforma della scuola è una riforma liberale. E dire vero, avere Gentile. No. Perché io ho scritto un libro su Gentile, va bene, la scuola, ho passato appunto, hanno usato studi, eccetera, così liberale. Era una riforma che era già pronta quasi da fare, lui stava per poco suo. Quindi anche questo era, lui diceva liberale. E Gentile, Mussolini lo rispettava Gentile, perché aveva associazione di Gentile, era un uomo contro, anche fisicamente, ma no, un uomo imponente, insomma, non era uno scacchino. Gentile ha il merito poi di aver salvato durante la dittatura la cultura italiana da quel naufragio che ha fatto la cultura invece in Russia sotto il comunismo. In Russia a un certo momento si doveva dire quello che voleva il partito comunista sovietico, basta, non si poteva, hanno rifiutato la psicanalisi, rifiutato questo, rifiutato la teoria della relatività, si sono chiusi lì. Diventato un popolo di ignoranti, lo avete, se la stessa pellolina di scrivere, ma no. In Italia invece la cultura, l'alta cultura è rimasta libera, grazie a Gentile. Hanno fatto l'enciclopedia italiana, no? Sotto l'egida di Gentile. Lui ha fatto da cuscinetto proprio, eccetera, tra l'intolleranza tipica delle dittature e la cultura italiana. Per cui a un certo momento non c'era una cultura fascista, c'erano dei ripetitori di frasi, però la cultura andava per conto suo, gli studi di archeologia, Tucci per esempio, però andava a loro. Anche linguistica, filosofia, sono libero. Lui ha salvato la cultura italiana perché le dittature lo scelsero, lui ha fatto da qui. Ha tenuto aperto. Mi ricordo quando l'hanno ammazzato nel 44, no, forse nel 45, alla fine della guerra. Quando l'hanno ammazzato, tutti i comunisti avevano il merito di averlo ammazzato loro. Anche gente che lui aveva favorito, cioè l'abbiamo ammazzato noi.
Poi è venuto fuori che era stato Togliatti che aveva dato l'ordine di ammazzarlo. Sì. Ma tutti si vantavano di averlo ammazzato lui. Boh.